Ah. Ciao, come va? Le vacanze come sono state? Belle? A me. Siamo tornati dalle vacanze per fare i classici video parlati con voi sopra, ci metto troppo, quindi ho deciso di fare un video chiacchierato dove rispondo a delle domande. Che non l'ho scelto io, l'ho scelto lui. Io. Ciao. Ciao. Partiamo con ringraziare Fiscosan che sponsorizza questo video come ha sponsorizzato altri video. Ormai è sponsor sul canale da tanto tempo, quindi grazie Fiscosan. Ma ne parleremo dopo. Domande. Che sei dato per fare ciò che fai ora? Attualmente sono conosciuto come videomaker, ma mi sto buttando sul mondo della produzione. Quindi più produttore esecutivo, come avete visto nello scorso video, andate a vedere. Per fare quello in realtà ho studiato tantissimo da video YouTube. Ho fatto sì scuola, ho studiato grafica alle superiori. Però diciamo che la scuola ti dà delle conoscenze base. Quello che mi ha aiutato è stato proprio avere il parere dei professori che fanno questo di lavoro e che mi hanno insegnato ad essere più veloce a crescere tecnicamente. Dopodiché la scuola finisce e inizia a entrare proprio nel mondo del lavoro, quindi la formazione migliore che ho potuto avere è stata proprio stare sul campo. Attualmente, non lo so, libri, corsi, robe così, e si va avanti per tutta la vita a studiare. Come gestisci le tue entrate? Malissimo, cioè proprio... Ma partiamo da questo presupposto che le gestisco mega male. Tempo fa proprio le gestivo, non le gestivo. Col tempo poi ho iniziato ad adottare la tecnica del 50-30-20 che spero conosciate. Se non la conoscete, il 50% lo uso per le spese fisse, 30% svago, 20% investo. Quindi semplicemente i soldi dello svago li iniziate a mettere su un'altra carta, così che io avevo dei soldi sulla carta una volta che erano finiti, non li potevo più spendere perché sono molto spendaccione. Adesso ho cambiato carta, da una carta di debito ho usato una carta di credito, quindi che non controllo effettivamente quanti soldi spendo, mi sto trovando malissimo, mi sa che prima possibile tornerò alla carta di debito. Quindi non chiedete a me come gestisco i miei soldi, è veramente... vi consiglio qualche altro youtuber in caso. Hai mai avuto paura di non avere entrate fisse? Di questo già ne abbiamo parlato in qualche video precedente, fa parte del rischio dell'essere un libero professionista. Che ad esempio veniamo adesso dall'estate, quindi adesso la maggior parte dei clienti sono ancora in vacanza, quindi l'ultimo mese ho guadagnato sicuramente molto di meno rispetto a quello che ho guadagnato nei mesi precedenti. Fa parte del gioco, fa parte dell'essere un libero professionista. Se non me lo foste visti, vi consiglio di recuperarvi il video dove vi racconto tutti i pro e i contro dell'essere un libero professionista. La paura è una cosa che fa parte del gioco, io semplicemente ho iniziato ad affrontare questa situazione dicendo: nel caso in cui non mi entra lavoro, faccio io qualcosa per me stesso. Ad esempio, ok, magari ho più tempo libero per studiare, per concentrarmi su altro. Ovviamente, quando poi si tratta di essere un libero professionista, Fiscosan diventa veramente il tuo migliore amico. E adesso quindi parliamo di Fiscosan. Ovviamente, quando si tratta di essere un libero professionista, viene sempre ad aiutarti Fiscosan. Già ne abbiamo parlato sul canale in video precedenti. Fiscosan è un servizio che ti aiuta a gestire la tua partita IVA. Prima cosa fondamentale, ti assegna un commercialista specializzato nella tua professione. Perché dico fondamentale? Perché mi è capitato tantissime volte di avere a che fare con amici che non dico che avessero un commercialista sbagliato, ma purtroppo il commercialista deve conoscere bene la professione che stai facendo. Ad esempio nel mio caso, che faccio da youtuber, di certo il commercialista più famoso del mondo di 50 anni fa o conoscerà bene questo lavoro. Magari sarà un perfetto commercialista per avvocati o per aziende, ma purtroppo ci sono sempre più lavori e quindi è fondamentale avere un commercialista che il tuo lavoro lo conosce bene. Cosa puoi fare con Fiscosan? Inviare fatture, avere il controllo delle tue entrate, ma soprattutto la cosa più figa è avere una previsione in tempo reale delle tasse da pagare. Tornando quindi alla domanda di prima, come gestisci le entrate, sicuramente sapere quante tasse devi pagare ti aiuterà tantissimo. In più c'è la chat dove puoi chiarire ogni tuo dubbio o prenotare una chiamata con il tuo consulente fiscale. Se vi può essere utile, qua sotto in descrizione trovate tutti i link a Fiscosan e il regalo, solo con il link che c'è qui in descrizione, 50 euro di sconto sul tuo primo anno a Fiscosan. Ah, quasi dimenticavo, col link in descrizione la prima consulenza è anche gratuita. Come ci vedi fra 10 anni? Ah, che bella domanda. Tra 10 anni? Sicuramente avrò creato la mia casa di produzione. Però 10 anni sono tanti, quindi spero di aver iniziato i miei progetti successivi. Quindi aver aperto già qualche ristorante in giro per l'Europa. Che sì, voglio aprire ristoranti. Una passione, sono il futuro Joe Bastianic. Qual è la cosa che preferisci del tuo lavoro e quella che odi di più? Allora, diciamo che la cosa che preferisco è che posso fare più o meno un po' il cazzo che mi pare. Cioè, mi spiego meglio. In generale posso scegliere i clienti, posso scegliere il tipo di lavoro che svolgo o che non voglio svolgere. Posso scegliere un po' di tutto, diciamo. Però da qui nasce anche il contro, ovvero non è che posso stare sempre a fare cazzo che mi pare. Devo comunque... sono comunque il capo di me stesso, quindi se non mi metto io a trovare lavoro, a trovare clienti, non lo farà nessun altro per me. Non puoi affrontare neanche un periodo di difficoltà, non puoi stare male, non puoi... Che faccio di due passions? Non
Cosa ti ha aiutato di più per migliorarti nel mondo del lavoro e diventare ciò che sei ora? Penso sicuramente l'anno a Milano mi è servito tantissimo a formarmi non solo come videomaker, come produttore, ma anche a formare la mia personalità. Cioè, ricordo che il primo giorno che sono salito a Milano c'erano persone che per me erano talmente grandi e importanti che non riuscivo neanche a parlarci, a guardarle negli occhi. Milano, diciamo che mi ha fatto come si dice in francese, mi ha fatto cacciare le palle. Il mondo del lavoro è un mondo che ti mangia, mondo di squadre, nessuno ti cerca, nessuno ha bisogno di te, e stando io a Milano ho imparato tutte queste cose, ho imparato che bisogna rendersi indispensabili, che soprattutto se stai iniziando devi saper fare tutto, devi saper fare anche cose che non ti piacciono, cose che penso che se non avessi fatto lì non avrei imparato, o almeno non avrei imparato così in fretta, cioè a 19 anni. Dopo tanto che fai questo lavoro, quanto margine di miglioramento credi che ci sia? Quello che mi piace dire sempre è che sono ancora all'1% di quello che farò. Cioè, se io adesso credessi di essere bravissimo, fortissimo, di avere grandi conoscenze, non arriverò lontano, non arriverò da nessuna parte. Se io continuo a fare sempre la stessa cosa, se non mi evolvo, se non ho proprio voglia di fare nulla di nuovo, rimarrò sempre lì e non crescerò mai. Io sento che c'è veramente tantissimo margine di miglioramento. Con tutto quello che ho fatto, che sicuramente non è roba da poco, però veramente c'è tanto da imparare, tanto da studiare, tanto anche da migliorare, anche caratterialmente. Come ho detto, sono ancora all'1% di ciò che farò nella mia vita. Ti ritieni soddisfatto dell'anno in corso? Ma devo dire di sì, sicuramente non me l'aspettavo. Io ho finito a Milano proprio a dicembre, cioè nel senso io ho chiuso l'anno 2022, il fatturato del 2022, sono tornato a Napoli. Chissà se guadagnerò, chissà se andrà bene, chissà se farò belle cose. Ed effettivamente è andata bene, sono molto soddisfatto di quello che è successo. Già nei primi 2 mesi avevo superato il fatturato di tutto il 2022 e adesso sta andando bene. Non me l'aspettavo. Io c'è stato soprattutto il periodo poco prima delle vacanze, che è stato un periodo in cui mi entrava talmente tanto lavoro che ero stupito. Io passavo la settimana dicendo, cavolo, questa settimana non c'ho lavori, tempo 3 ore, mi arrivavano tot mail, tot telefonate, e già avevo tutti i lavori programmati per ogni giorno della settimana successiva. Quindi sono molto soddisfatto dell'anno in corso. Infatti mi sono anche concesso una bella vacanza come non l'avevo mai fatta prima. Avevo sicuramente bisogno di quella vacanza. Quelle 2 settimane sono state le mie prime 2 settimane dopo 3 anni che stavo completamente senza computer. Mai successo, mi sono quasi sentito male. Però vabbè, sì, mi ritengo molto molto soddisfatto di tutto. Sei ancora nella fase in cui cerchi i clienti o ti contattano loro? Allora, per fortuna non sono più nella fase in cui cerco clienti. Già quando sono tornato a Napoli non mi è capitato di cercare clienti, cioè nel senso, già facendo video su YouTube ed essendo già conosciuto per ciò che ho fatto, comunque è stato relativamente semplice per me trovare clienti. Mi hanno mandato un'email e non ho avuto problemi, anzi ne ho rifiutati tantissimi, perché quando ne arrivano tanti, oltre ad alzare il prezzo, sicuramente una cosa che puoi fare è selezionare ciò che ti piace e ciò che non ti piace. Già ad esempio, che ne so, arriva il cantante con la canzone di merda, almeno gliela fa, che c'è, dai. Perché non lavori più con gli YouTuber? Rispondiamo a questa domanda che mi avete fatto tantissimi, proprio tutti me l'avete fatta. Non stai più a casa con Giovanni, non lavori con Giovanni, non lavori più a Milano, stai più... Rispondiamo una volta per tutte, così che non mi farete mai più questa domanda. Come potete vedere, immaginare, se mi fate 2 domande, non sono più a Milano, non sono più a casa di Giovanni. Il rapporto tra me e Giovanni è stato messo un attimo in stand-by per dedicarsi ognuno ai propri progetti. Sicuramente io sentivo che facevo troppi video, non riuscivo a dedicarmi ai miei progetti, alle mie cose. Quindi abbiamo messo il rapporto lavorativo in stand-by per un fatto soprattutto di crescita personale. Io mi sono preso tempo per lavorare su me stesso, per capire meglio che cosa volevo fare, e come vedete sto utilizzando il canale YouTube anche per sperimentare questo, per capire quale strada è meglio per me. E magari la speranza è che tu che stai guardando questo video e ti senti più o meno nella stessa situazione, ovvero non sai bene cosa vuoi fare nella vita, magari vedi questi video dove io provo a buttarmi in situazioni nuove, ti senti ispirato e anche tu riesci a capire più o meno come trovare la tua strada. Ovviamente con Giovanni, e parlo principalmente di Giovanni perché è stato il rapporto lavorativo che è durato di più nella mia vita, rimarrà sempre un bel ricordo delle belle esperienze che abbiamo fatto, i viaggi, tutte le cose belle che abbiamo fatto, ma comunque prima o poi bisogna anche cambiare. Sicuramente per il mio percorso avevo bisogno di crescere, di fare nuove cose, di mettermi in proprio, quindi in un primo momento ho provato comunque a editare meno contenuti, a gestire meno cose, però a un certo punto è diventata insostenibile e quindi semplicemente questo. Per il resto in generale ho smesso di lavorare con
gli youtubers, perché comunque per ciò che voglio fare io, come vi ho già detto anche in passato, YouTube è un ottimo trampolino, un'ottima scuola, si impara tanto, però l'ho detto anche prima, se continui a fare sempre le stesse cose ogni giorno non crescerai mai. Ho montato video su YouTube per 4 anni, non vedevo più margine di crescita e adesso ho deciso di lavorare un altro tipo di cose, proprio progetti diversi, budget completamente diversi, altre cose. Lavorerò ancora con gli youtuber? Forse sì, ma non sicuramente come ho fatto fino ad ora. Cosa devo fare per lavorare con te? Per lavorare con me, sicuramente seguirmi su Instagram. Non è uno spam, ma chi mi conosce, chi mi segue su Instagram sa che ogni volta che faccio una produzione, che faccio una roba, metto una storia, tantissime persone mi rispondono e cerco di coinvolgere più persone possibile. Magari adesso non ho bisogno di una figura presente sempre nel mio percorso, però è successo anche nel video precedente che tutte le persone che sono venute lì a lavorare erano lì perché mi avevo semplicemente risposto ad una storia e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Poi ovviamente magari mi scrivi: sono un truccatore di morti, ho fatto Walking Dead, magari non mi serviresti tutti i giorni, ma quando devo toccare lo zombie ti chiamo. Quindi seguitemi su Instagram e quando metterò storie rispondetemi. Progetti futuri, sicuramente continuare sul mondo della produzione, che mi piace tantissimo, che credo mi appartenga molto di più rispetto a fare regista, rispetto a quanto pensassi. Niente, mi sono proprio sentito a mio agio nel fare produttore esecutivo, è proprio una cosa che mi piace tanto, mettere la comunità dietro, ma vabbè, tanto non è un cammino vero, dai, si vede, non è un cammino vero. Niente, continuerò facendo il produttore, continuerò facendo anche il videomaker, perché ovviamente lavori come quello che avete visto nell'ultimo video sono lavori costosissimi, quindi non tutti i clienti possono permettersi lavori del genere. Faccio quel video che mi fa stare a posto per tanto tempo, dopodiché faccio video che mi permettono di avere più sfizi, cose così. Continuerò così, poi per il futuro prossimo, ovviamente, come ho detto, produzione. Dopodiché mi sto tanto appassionando al mondo del food, quindi vorrò tanto aprire ristoranti. Anzi, fatemi sapere se volete che recensisca, non lo so, esperienze particolari. Non lo so, mi ero immaginato sto video dove andavo in uno stellato da solo e vi facevo vedere. Non lo so, fatemi sapere che video vorreste vedere. Detto questo, vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Vi ricordo in descrizione link affisto con 50 euro di sconto sul vostro primo anno. Niente, grazie di tutto. Ci vediamo al prossimo video.